L'Associazione per il Design Industriale ha voluto celebrare i vincitori del Compasso d'Oro sollevando una Ferrari F12 TDF che nel 2014 si era aggiudicata il premio by ADI di colore giallo sulla terrazza della Galleria Scozzani in Corso Como a Milano. La F12 TDF era disponibile in soli 799 esemplari, andati esauriti in tempi brevissimi. Mercedes-Benz Italia è stata partner della 60ª edizione dei David di Donatello, importante riconoscimento che premia le eccellenze del cinema italiano che ha premiato quest'anno la pellicola Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese. L'evento ha visto sfilare sotto i riflettori i principali protagonisti dello star system italiano, accompagnati sul red carpet dalla nuova Mercedes Classe E, simbolo di innovazione ed eccellenza proiettata al futuro. La nuova berlina della Casa della Stella è anche l'ideale ambasciatrice del Mercedes-Benz Future Award, speciale riconoscimento promosso dalla casa tedesca, che ha affidato alla rete il compito di decretare il vincitore tra quattro pellicole che si sono contraddistinte per originalità, visione e innovazione. Il Future Award è andato a Lo chiamavano G-Robot di Gabriele Mainetti. A domani per altre news.